questa è una mostra un po' particolare. Siamo nei locali della clinica dermatologica dell'Ospedale Maggiore di Milano. La clinica dermatologica di Milano è una delle più antiche in Italia e anche una delle più grandi. Comincia all'inizio del Novecento, quindi ormai siamo ben oltre il primo secolo di vita, e ancora adesso è un polo un po' di attrazione per tutte quelle patologie della pelle. Abbiamo il piacere di avere in questi giorni, fino alla fine di marzo del 2015, una mostra sulle malattie della pelle e l'arte. Abbiamo 20 pannelli nel corridoio della clinica che accostano un'immagine clinica con un quadro noto. Questo ad esempio è un famosissimo quadro che c'è in Francia, Colmar, in Alsazia, e riporta le tentazioni di Sant'Antonio di Matthias Grunwald. È un quadro che fa parte di una serie molto interessante e in questo caso si vede il povero Sant'Antonio che è torturato dai diavoli e i malati messi molto male che sono intorno. L'altra faccia del pannello è la spiegazione della malattia a cui il quadro si riferisce. In questo caso il fuoco di Sant'Antonio, che è la terminologia comunemente usata in Italia per l'herpes zoster. E quindi nel pannello dietro vengono spiegate sostanzialmente quali sono le caratteristiche più importanti, più comuni della malattia che il quadro suggerisce. Questo è un quadro interessante di un pittore francese del Settecento poco conosciuto in Italia, ma l'immagine è l'immagine di un bambino con un piebaldismo, un'immagine che ovviamente è molto folcloristica, se vogliamo, ma molto espressiva. Ricordiamoci che il piebaldismo è una malattia che può essere importante e che va distinta dalla vitiligine. E infatti nella spiegazione del pannello nell'altro lato si parla anche della vitiligine, di moda ultimamente perché, come si dice con il termine moderno, è stata anche sdoganata a livello delle pubblicità. Questo quadro è il famosissimo quadro del ghirlandaio e uno dei primi quadri in assoluto della storia dell'arte che ripropone una lesione dermatologica. Il famoso quadro del vecchio col bambino, dove il bambino offre un fiore al nonno e il nonno un rinofima, quindi una forma grave cutanea che adesso si può curare ma che nel 400 era più importante. Ricordo che esempi come questo ce ne sono altri, sono 20 pannelli e la mostra rimarrà fino al 30, fine marzo del 2015 nei locali della Via Pace al 9, in clinica dermatologica. Venite a vederla e sarete benvenuti.